Credo che non abbiamo mai fatto un'esperienza di collegialità episcopale più intensa e più bella come quella che abbiamo vissuto questa mattina. Papa Francesco continua a lasciare il segno nei suoi confratelli vescovi. Anche al termine della visita ad Limina dei presuli pugliesi emergono i tratti del pastore di grande umanità, a cominciare dalla sua serenità. Quando gli ho chiesto, Santità, ma come si sente in questi primi giorni? Provo una grandissima pace, ha detto, anche quando aumentavano i voti nei miei confronti. Ho provato una grande pace, continuo a provarla in questi giorni, non ho perso il sonno. Sono osservazioni di grande umanità, ma anche di grande equilibrio ed intensità. La vita nella fede e nella povertà tra i temi trattati, ma c'è stato spazio anche per condividere un'emozione personale del pontefice, legata alla canonizzazione di ieri degli 800 martiri di Otranto. Quando ha baciato l'urna dei martiri, si è commosso moltissimo, l'ha ripetuto questa mattina, perché ha detto, in fondo ho pensato a tutti i martiri di oggi, a quelli che continuano a dare la vita per il Signore. Il messaggio dei martiri di Otranto è questo, lo dico perché anch'io sono stato arcivescovo di Otranto. Si tratta del martirio di un popolo.